Bruno Editore presenta Dalla PNL alla quantistica di Alberto Lori. Tecniche eccellenti di sviluppo umano. Introduzione. La mappa non è il territorio è uno dei principi base della programmazione neurolinguistica PNL di Bandler e Grinder. È il modo con il quale si definisce il modello di realtà di ciascun essere umano vivente sul pianeta Terra, un'esperienza soggettiva derivante dal proprio DNA e dall'ambiente. Tutto ciò che abbiamo vissuto, le persone che abbiamo incontrato, i comportamenti che abbiamo memorizzato, le cose che abbiamo fatto, gli eventi che ci sono capitati, i luoghi che abbiamo visitato, ebbene, tutto ciò rappresenta un modello che abbiamo mappato nel nostro cervello. Il cervello è organizzato in modo da poter riflettere su tutto ciò che sappiamo del mondo esterno. In altre parole, il cervello è un riflesso di ciò che sappiamo c'è fuori. Vivere nell'ambito del proprio modello ci fa sentire sicuri e protetti, ma in questo modo non siamo altro che mammiferi nel proprio habitat con l'unico scopo di sopravvivere come specie. Qualcuno, tuttavia, non è soddisfatto della sua realtà e di come vive. Comincia a porsi domande. Si chiede perché riproponga sempre gli stessi comportamenti, perché continui a coltivare le stesse relazioni che riconosce sbagliate, perché commetta sempre gli stessi errori. Dà la colpa a se stesso, alla propria personalità, vorrebbe cambiare, ma scopre dentro di sé una naturale resistenza al cambiamento. Il mammifero non vuole abbandonare le sue certezze, le emozioni che lo tengono legato al passato. Preferisce un futuro prevedibile, naturale prosecuzione del suo passato. Tuttavia insiste, sa di non essere quel modello, che quella realtà entro la quale vive e vegeta non è né giusta né sbagliata, ma è solo una piattaforma di partenza. Sa di avere dentro di sé le potenzialità per spezzare gli schemi di pensiero che non gli piacciono, di rompere il ciclo continuo di un programma che riconosce logoro e ripetitivo, di poter creare nuove proiezioni di realtà. Gli ultimi sviluppi delle neuroscienze gli sono d'aiuto. Danno ampie dimostrazioni che noi non siamo i nostri modelli, siamo molto di più di ciò che crediamo di essere e possiamo essere ancora di più. Come allievo dei più importanti formatori del mondo, da Bandler a Robbins, da Martina a Re a Ramta, e come formatore, sono partito dalle tecniche della PNL per arrivare alle strategie proposte dalla psicologia quantistica, tracciando le linee basilari di una nuova scienza dell'uomo che può ben definirsi come fisica del cambiamento.